Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Dopo la pubblicazione della revisione dell'ammortizzatore anteriore della Vespa Special, mi avete chiesto di revisionare anche quello posteriore. Sono riuscito a recuperare questo qui vecchio, sempre di una Special. Andremo adesso insieme a vedere come smontarlo, revisionarlo e tutto quanto. La struttura interna è simile, cambiano magari i paraoli, la cartuccia, eccetera. Ma comunque iniziamo. Prima però mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Iniziamo togliendo il tampone in gomma paracolpi, andandolo a svitare e tenendo il dado con una 14. Ecco, è presente il controdado. Con un cacciavite a taglio teniamo fermo lo stelo e svitiamo il tappo. O comunque gli avvitiamo lo stelo in modo che scenda. Praticamente questo è senza olio, manca proprio l'olio. Come abbiamo visto per l'ammortizzatore anteriore c'è bisogno di una chiave a compasso. Qui ci sono i due denti in cui si incastra la chiave per svitare il tappo della cartuccia. Ovviamente non ce l'ho e allo stesso modo con un po' di pazienza dovremo riuscire ad aprirlo con un cacciaspine e un martello. Praticamente qui non c'è nient'altro, questa è la cassa.
spostiamoci sul banco. Allora, questo è il parolio che abbiamo tolto, che si appoggia sul tappo. Anche questo è un pezzo unico. Qui c'è un altro parolio, un altro ring. E infine la base dello stelo. Per una revisione completa bisognerebbe andare a sostituire questi paroli qui. Sinceramente non mi sono nemmeno messo a cercarli, perché questo non devo revisionarlo. Nel caso in cui poi un giorno mi dovesse servire, provvederò a mettere olio nuovo, vedere se trovo questi paroli o comunque fare la prova per vedere se perde oppure vanno bene. E come per l'ammortizzatore anteriore, se qualcuno dovesse sapere dove poter reperire questi particolari paroli, ce lo faccio sapere qui sotto nei commenti. Ad ogni modo, per rimontare il tutto, molto semplice, facciamo l'operazione inversa, quindi stelo, paraolio alla base, questo così. Questo dentro. Parolio al tappo. E infine tappo. Ovviamente poi molla, copristelo e tappo superiore. Per andare a inserire l'olio nuovo, io come detto non lo farò perché al momento non mi serve questo ammortizzatore, ma comunque la procedura è identica a quella che abbiamo fatto per l'ammortizzatore anteriore, ovvero si va ad inserire l'olio finché non fuoriesce. Facciamolo magari anche sbordare tranquillamente, perché deve essere completamente pieno. Quando è completamente pieno, gli mettiamo il suo paraolio, premiamo, ovviamente qua ne uscirà abbastanza, mettiamo il suo paraolio e avvitiamo la ghiera. Una volta avvitata, la procedura non è finita, bisogna svitarla nuovamente, controllare per bene l'olio, rimettere il paraolio e possiamo avvitare definitivamente la sua ghiera. Una volta avvitata, lasciamo l'ammortizzatore un paio d'ore in questa posizione, magari nel frattempo ci rimontiamo la nostra molla, magari nella posizione corretta. E il nostro copristelo e il tappo superiore. E abbiamo finito. Bene, anche questo video finisce qui. Come sempre lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi l'uscita di nuovi video su vespe, auto, moto e motori in generale. Qui sotto vi lascio il link in descrizione del profilo Instagram. Mi raccomando, seguiteci anche lì, perché pubblico sempre contenuti interessanti. Grazie e alla prossima!